Grazie Presidente, vorrei metterlo ai voti e spiegare un attimo quest'ordine del giorno perché forse è sfuggita il senso di quest'ordine del giorno. Sappiamo che il progetto risale al 2011 e che è prevista da questo decreto legge un'integrazione del progetto con mere prescrizioni. Ebbene, una valutazione di impatto ambientale è necessaria perché davanti a distanza di oltre 12 anni è evidente che parliamo di un progetto che è di un'era preistorica e invece il governo prevede che la valutazione di impatto ambientale venga fatta solo sulle eventuali prescrizioni. Non si è mai visto che una valutazione di impatto ambientale che serve a vedere l'impatto di un'opera sulle matrici ambientali e quindi sull'ecosistema venga spezzettata e venga quindi diciamo resa in maniera parziale. Cioè siamo proprio contrari alla direttiva sia del 2011 che del 2014 ed è evidente che questo tipo di provvedimento, questo approccio determinerà una serie di contenziosi da parte delle associazioni, perché è legittimo avere un'applicazione sistematica della normativa comunitaria, perché la valutazione di impatto ambientale è uno strumento di prevenzione e di tutela ambientale. Se lo si svilisce così non ha più senso farla. Per questo motivo chiediamo un impegno al governo di integrare l'istruttore e di fare una effettiva e reale valutazione di impatto ambientale sull'intero progetto così come integrato. Grazie.